Allora, questo è un impianto realizzato da 10 kW perché, diciamo, ovviamente noi siamo legati agli spazi che abbiamo a disposizione, che era, diciamo, pensato anche per quello che poteva essere l'utilizzo del cliente, nel senso che se un cliente ha, come in questo caso, un contratto da 15 kW, è inutile fare un impianto da 30, nel senso ne facciamo uno proporzionato in modo tale che possa andare ad aiutare i consumi, in modo tale che tutto quello che viene prodotto venga consumato, perché tutto l'eccesso di produzione comunque viene scaricato in rete e poi viene pagato a un prezzo industriale, però il cliente non ha convenienza a costruire un impianto, diciamo, per dare in rete totalmente la corrente. In questo caso qua si fa in modo che sia bilanciato più o meno sull'utilizzo. In questi tempi in cui si parla molto anche dell'aumento dei costi proprio dell'energia, voi avete notato un incremento anche nelle dotazioni di questo tipo di impianti anche per abitazioni di privati, per privati cittadini? Allora, adesso in questo momento non particolarmente, se non legato a un discorso di 110, dei bonus e soprattutto le grandi ristrutturazioni e i nuovi edifici, perché sono obbligati per la legge già da qualche anno ad avere un impianto di energia rinnovabile, che poi sia fotovoltaico, eolico, geotermico, però diciamo una quota, diciamo, consistente di quelli che sono i consumi calcolati dell'edificio devono essere coperti da un'energia rinnovabile. E in questo momento è stata ulteriormente liberalizzata la parte burocratica, diciamo, di questo tipo di impianti per aumentare comunque la produzione anche dei privati. Attualmente i tempi sono piuttosto lunghi anche tra la posa dell'impianto e poi l'allaccio vero e proprio. Da che cosa dipende anche questo? Allora, purtroppo ancora una grossa parte burocratica in questo caso qua, e ultimamente cominciamo anche ad avere qualche difficoltà con l'arrivo dei materiali, però nel senso i tempi più o meno comunque tra realizzazione e l'allaccio sono un minimo di un paio di mesi. A posto.